Eccoci qua ben ritrovato. Allora, l'argomento di oggi. In questi ultimi tempi in Italia, specialmente, si fa un gran parlare di clima, di situazioni climatiche, di problemi di inquinamento. Ci sono venuti a trovare tutti i grandi e potenti della Terra e siamo tutti convinti che dipenda da loro. Ecco, se loro non decidano nel modo giusto, questo pianeta esploderà o ci inghiottirà tutti. Nella realtà siamo noi che decidiamo, loro che cosa volete che facciano? È come il Papa, no? Il Papa viene definito il capo della Chiesa, ma cosa volete che comandi? Con tutto il suo entourage, con tutto il suo fans club, prima di prendere una decisione capite bene che quella cosa passa e ripassa su mano, dietro mano, di conseguenza figure. È lo stesso per quanto riguarda questa situazione qua, no? Siamo noi che dobbiamo fare attenzione ad alcune cose, siamo noi che facciamo la differenza, perché siamo noi che abbiamo la possibilità di fare la differenziata, abbiamo la possibilità di non sprecare l'acqua, abbiamo la possibilità di guardare le etichette su quello che compriamo al supermercato e mangiamo. Sì, perché poi alle volte uno non ci pensa, no? Tanto lo fanno tutti e non farà mica male. In realtà non è una questione di male. Perché se tu ti vai a comprare un pollo, ammesso che a te piaccia la carne, io sono vegetariano da quando ho incontrato il buddismo, vai a comprare, dicevamo, un pollo al quale è stato fatto fare una vita d'inferno, ecco che il tuo comportamento non va altro che alimentare il male, non fa altro che alimentare ciò che è sbagliato. Sono cose, sono tutte cose queste che poi ti ritrovi nella tua vita. Da una parte spendi del tempo ad andare a praticare per pulire il tuo karma e poi appena ti muovi finisci dentro il pollaio, perché siamo abituati a vivere senza pensare alle conseguenze. Questo è già sbagliato lì per se stesso, per una persona normale, ma per un buddista è addirittura stupido. Perché te l'ho detto, cioè se tu sai che la legge di causa-effetto vuole che per ogni causa che tu poni c'è e ci sarà un effetto, ecco, verrebbe di logica pensare di fare attenzione a quello che fai, no? Noi tutti siamo regolati sul prendere. E non considerando le circostanze, gli effetti che questa nostra regolazione può avere nella nostra vita e nella vita degli altri, andiamo avanti così. Ma prendi ad esempio, io ti potrei raccontare che quando abbiamo aperto Mie Edizioni, la prima cosa che abbiamo pensato di fare, ci sembrava una genialata, era quello di dare le nostre pubblicazioni dietro un'offerta. Allora che cos'è avvenuto? Che da subito la gente prendeva libri, ti dava un euro e tu ne avevi spesi 10 per farlo, no? E quindi già la cosa cominciava a scricchiolare. Poi il bello, l'apice del fenomeno è avvenuto quando ci si è resi conto che le persone prendevano da noi le pubblicazioni, davano una piccola offerta e poi se le rivendevano. Ecco, lì ho capito che, insomma, ci vuole anche un po' di saggezza. Tornando alla questione del clima, c'è gente che parla di clima, manifesta, io ne conosco qualcheduno, e poi non fanno nemmeno la differenziata a casa. Sei te che hai la possibilità di alimentare ciò che è bene e ciò che è male. È di questo che ti devi convincere, è di questo che tutti noi ci dobbiamo convincere. Perché a questo mondo siamo tutti responsabili. In casa tua tu non prendi una cicca e la butti per terra, no? In casa degli altri potresti anche farlo. Vai in un parco, boom, lasci la spazzatura lì perché hai fatto il picnic, tanto non è casa tua. Ecco, il cominciare a responsabilizzarci, il cominciare a pensare che non è nostro soltanto casa nostra, ma è nostro anche l'ambiente in cui viviamo, perché dal momento in cui l'ambiente in cui viviamo si degrada, siamo noi che stiamo male. Tu stai bene perché tua madre, tuo padre, tuo marito, tua moglie, tuo figlio e i tuoi migliori amici stanno bene. Se loro stessero male, staresti male anche tu, pur essendo sano. Capisci il legame che c'è tra una persona e un'altra? È di questo che un buddista deve parlare. Non sempre delle solite cose trite e ritrite, delle solite critiche qui e delle solite critiche là.
È questo il punto. Bisognerebbe che ogni buddista, che ogni associazione buddista, che tutti coloro che si professano buddisti, quando si incontrano, incominciassero, invece di fare, come dicevamo, i soliti discorsi e parlare sempre delle solite cose, incominciare ad organizzare qualcosa di personale per dare il proprio supporto a tutto questo, per concretizzare il pensiero in azione, per concretizzare l'insegnamento del Buddha e nello specifico del Sutra del Loto in azione, e non aspettare di mettere d'accordo questo, di mettere quell'altro d'accordo, o pensare sempre ai massimi sistemi. No, incominciare proprio, se hai un gruppo, se siete un gruppo di persone, fate qualcosa voi come gruppo. Siete in cinque, vi andate a pulire una spiaggia, vi andate a pulire un boschetto, il parco, qualcosa. Andate, fate un piccolo video sull'iniziativa e io ve lo pubblico su questo canale. Ecco, vediamo quanti video riusciamo a pubblicare. Ma io intendo te, la tua amica, il tuo gruppo, non conferenze e mostre. Io intendo di fare qualcosa che sia evidente, che porti un evidente beneficio alle persone. Questo è il momento in cui il buddista, lo spiritualista in genere, si deve concretizzare, perché il materialismo è arrivato a dei livelli. C'è gente incriminata perché ha preso dei soldi per dare a medici o a tutti quelli che ne facevano richiesta delle mascherine che erano fasulle. Capisci che cosa intendo? Visto che la vita ti palesa questo tipo di situazioni, è giusto che nella vita si palesino anche altri tipi di situazioni. È questo che fa la differenza. Non il seguire il servizio dei grandi della terra sul clima, o pensare che loro non fanno niente, che loro ci prendano in giro. Siamo sempre concentrati sugli altri, ecco, riprendiamoci un po' noi stessi. Da soli non si è liberi, si è soli. Il buddista crede nel sangha. La parola sangha, che cosa significa? Riunione, l'unione. Cercando di allargare un pochettino più il concetto, no? Perché anche un buddista con la mente ristretta è come una bella penna che non scrive, non serve a niente. Questo concetto di sangha non vuol dire il sangha delle persone che la pensano come te, il gruppo di persone, dicevamo, che la pensano come te, il gruppo di persone che ridono alle tue battute, il gruppo di persone che gli piace quello che piace a te. No, il sangha per un buddista deve essere tutta la comunità. Ci riempiamo sempre la bocca di principi, di parole belle, di libertà, qui e là, su e giù, ma è questa la strada che dobbiamo percorrere se vogliamo arrivare a quei livelli lì, se vogliamo davvero attualizzare quello che abbiamo nel cuore. Non possiamo sentirci slegati da questo o da quell'altro perché noi siamo piccoli. Perché non siamo piccoli, perché se tu vai fuori di testa, prendi una bomba e la fai esplodere come ha fatto quel malato di mente, non so adesso dove, ha fatto esplodere una bombola di gas e ha ammazzato degli studenti. Ecco che quello lì sì, era piccolo, ma un piccolo che ha deciso di diventare grande e ha fatto il numero che ha fatto. Noi non siamo piccoli. Siamo piccoli nella misura in cui ci consideriamo piccoli, no? Forrest Gump che cosa dice? Scemo è chi lo scemo fa. Quindi piccolo è chi il piccolo fa. Se vuoi essere grande, devi fare cose grandi. Devi essere quella persona che fa la differenza. È questo che fa di te una persona diversa, una persona migliore, non la macchina che hai, la casa che hai, il quartiere dove vivi. Insomma, queste sono cose che abbiamo lasciate negli anni 70. Ecco, ho voluto parlare di questo perché trovo che sia davvero fondamentale che proviamo a capire che ogni cosa che ci succede siamo noi a fare in modo che ci succeda.
perché altrimenti non ci succederebbe. Nel buddismo si usa l'esperienza non entrare in quella stanza, perché poi il contenuto, i presenti in quella stanza, hanno la possibilità di interagire con te. Se tu non frequenti persone di un certo tipo, ecco che non vivrai determinate condizioni e determinati fattori. Non credi? Fammelo sapere nei commenti. Ciao, a risentirci alla prossima.